kiss for you. Non uso sempre il preservativo, Sfera va in TV e come al solito è polemica. Non è favorevole alle adozioni gay, non andrà a votare e non andrà a Sanremo, Sfera e basta si racconta alle Iene. Nella prima serata di ieri, durante l'ultima puntata de Cancelletto le Iene, è andata in onda una videointervista rilasciata da Cancelletto Sfera e basta, attualmente uno dei personaggi pubblici più chiacchierati e controversi d'Italia, video. Il T-rapper di Cinisello Balsamo, definito come l'idolo dei quindicenni italiani, è stato interpellato relativamente alle più svariate questioni, spesso non collegate in alcun modo al suo percorso artistico o alla sua vita privata. L'intervista ha suscitato le reazioni di protesta di molti telespettatori, che in data odierna hanno inondato la pagina Facebook del noto programma di Mediaset con commenti negativi, fortemente critici nei confronti di alcune dichiarazioni dell'artista milanese. Quante canne mi faccio? Ho perso il conto, di politica non so niente. Jonata Boschetti, questo è il vero nome del rapper classe 1992 come già più volte fatto negli ultimi tempi, ha risposto alle domande provocatorie delle Iene in maniera schietta e spontanea, dichiarando candidamente di essersi fatto una canna appena prima dell'intervista, ribadendo poi di essere un accanito consumatore dei derivati della cannabis a scopo ricreativo. Successivamente è stato chiesto al Trap King di quantificare il numero di joint consumati al giorno, ma l'autore di Rockstar non è stato in grado di fornire una risposta esaustiva, queste le sue parole, non le conto neanche. Non le conto per non sentirmi in colpa con me stesso quando vado a dormire. L'autore di Panette ha dichiarato inoltre di essere ben poco competente in materia di politica, di conseguenza non andrà a votare alle prossime elezioni. No alle adozioni gay, a Sanremo solo per soldi, al GF per un milione, all'Isola per 10. Io penso che comunque, in generale, un bambino o una bambina abbia bisogno di una figura materna e di una figura paterna, con queste parole Sfera e basta ha voluto esprimere le sue perplessità nei confronti delle adozioni gay, specificando però di essere assolutamente favorevole ai matrimoni tra persone dello stesso sesso. Successivamente il Trap King ha dichiarato che parteciperebbe a Sanremo soltanto se pagato, discorso analogo per quanto riguarda i due più noti reality show italiani, ovvero il Grande Fratello, al quale Sfera prenderebbe parte soltanto dopo aver ricevuto un milione di euro, video, e l'Isola dei Famosi, reality per il quale chiederebbe un compenso 10 volte superiore.